Bentrovati a questo appuntamento consueto con lo spazio d'approfondimento Il Fatto del Giorno. Come annunciato, tema di oggi è la giustizia, lo stato di salute della giustizia, una funzione fondamentale per la qualità della vita di tutti, perché il valore della sicurezza, ma anche la sensazione del rispettare le regole e di farlo utilmente, perché tutti le rispettano e quando non le rispettano magari vengono chiamati a rispondere di quello che hanno fatto, è un fattore fondamentale proprio per la qualità della vita di una comunità. Abbiamo invitato in studio, e lo ringraziamo per essere con noi, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Fabio Danna, insediatosi non molti mesi fa, credo a fine dello scorso anno, a dicembre, il 21 dicembre, ecco, quasi alla vigilia insomma delle vacanze natalizie dello scorso anno, quindi ha maturato più che un semestre di esperienza a contatto con questo territorio. La funzione di una procura è sempre molto importante per un territorio, perché è il luogo che ovviamente si misura insomma con le notizie criminis che affiorano e quindi con tutte le ipotesi oppure i rischi, i sospetti, gli indizi insomma di possibili reati che attentano alla vita di tutti. Ecco, intanto, visto che lei ovviamente veniva da una consolidata carriera in altri uffici giudiziari in altri territori, anche perché è normale che il magistrato, come dire, non consumi tutta la sua vita professionale in una sola sede, quindi la varietà e la ricchezza di questa esperienza sono anche un elemento normale appunto per l'attività di un magistrato, che sensazione ha avuto, ecco, per l'impatto e la conoscenza con questo territorio, per la specificità che può aver rivelato rispetto ovviamente a Messina o a Caltanissetta o mi pare a Palmi, che sono le sedi precedenti della sua carriera giudiziaria? Sì, intanto grazie per l'invito. Sono sempre disponibile a confrontarmi con i giornalisti e per veicolare questi messaggi poi alla cittadinanza. Devo dire che la provincia di Ragusa in questi primi sei mesi non credo di averla conosciuta tutta, però ho già avuto modo di capire quelle che sono un pochettino le dinamiche criminali che si agitano, ho imparato a conoscere parte dei deposti, della gente. E devo dire che è una provincia in cui effettivamente il fenomeno criminale si atteggia in maniera diversa rispetto alle mie precedenti esperienze. Non di drammatico, intendiamoci, però è chiaro che la provincia di Ragusa è una provincia che ho notato molto ricca, dove c'è una classe imprenditoriale molto attiva, che va dall'imprenditoria edile piuttosto che l'imprenditoria agricola, eccetera, cioè con i noti problemi anche che derivano dalla presenza di un mercato ortofrutticolo fra i più importanti d'Italia. E quindi in questi primi sei mesi ho avuto modo di notare che, muovendosi un discreto flusso di denaro, vi è anche un discreto flusso di reati contro il patrimonio innanzitutto. Infatti uno dei fenomeni più gravi forse è quello dei furti nelle abitazioni, che veramente, per quella che è la mia esperienza, è veramente notevole. Notevole flusso anche di droga, soprattutto anche, abbiamo notato anche un ritorno all'eroina, lo dimostrano i vari arresti che hanno fatto i carabinieri e le forze dell'ordine in genere, ma soprattutto anche le numerose indagini che sono sfociate poi in misure cautelari che abbiamo chiesto e ottenuto dal GIP presso il Tribunale di Ragusa. E non ultimo le problematiche connesse poi proprio alle attività imprenditoriali, che sono quelle dello sfruttamento del famoso caporalato, lo sfruttamento del lavoro nero, le problematiche relative alle fumarole e, tanto per citarne alcune, e ultimo per non ultimo, ma non ultimo, il problema degli sbarchi, che mi sono trovato per la prima volta ad affrontare, perché a Messina l'avevo trattati come argomenti, ma in maniera un pochettino molto sobria, possiamo definire un po' defilata. Qui invece è diventato un problema di drammatica attualità anche alla luce delle ultime recenti avvenimenti. Complessivamente posso dire comunque che la provincia di Ragusa non è né peggio né meglio delle altre province in cui ho svolto la mia attività lavorativa. Ecco, questa ricchezza di cui parlavo, questa ricchezza economica, questa potenzialità produttive, quindi con imprese anche importanti, che tipo di fenomenologie potenzialmente criminose potrebbe prospettare? Cioè anche dal punto di vista, come dire, i cosiddetti reati commessi insomma anche non soltanto dai poveri, diciamo, che fanno reati di strada, ma anche, come dire, i cosiddetti colletti bianchi o comunque una criminalità, diciamo, di questo tipo, che sappiamo benissimo, ecco, in Italia come dà luogo insomma a fenomeni specifici che spesso, ecco, richiedono anche una specializzazione di contrasto e di prevenzione.
Ma i cosiddetti reati della criminalità economica, devo dire che a Ragusa in questi primi 6 mesi ne ho affrontati veramente molto pochi, non fosse altro perché sono reati i cui accertamenti sono molto volte lunghi nel tempo, presuppongono, come dice lei giustamente, una certa preparazione non soltanto del magistrato ma anche delle forze dell'ordine e una collaborazione forse anche con dei consulenti tecnici che debbono riuscire a entrare nelle dinamiche imprenditoriali, a leggere le carte ed eventualmente evidenziare determinati errori. Devo dire però che non è un fenomeno, visto da parte degli imprenditori, non è un fenomeno rilevante, cioè pochissimi sono veramente i casi che sono venuti alla mia attenzione e sono più stati quelli i casi di sfruttamento del lavoro, ecco questi sì, certamente, dello sfruttamento dell'imprenditore o della società imprenditoriale nei confronti del lavoratore. Anche molto modesti sono stati i reati, il numero di reati per esempio connessi agli infortuni nel mondo del lavoro, il che significa che qui si lavora e si lavora abbastanza bene, con un certo grado di sicurezza. Fino ad ora, nei primi 6 mesi non abbiamo avuto fortunatamente alcun morto, almeno a mia memoria o a mia conoscenza, e devo dire che gli infortuni gravissimi sono stati veramente uno o due, non di più, il che significa che si lavora bene. Nella casistica complessiva dei reati che lei già ha percepito come potenzialmente quelli più diffusi nel territorio, la fenomenologia dei reati che si definiscono di mafia, come pensa che qui possa essere presente? È totalmente assente, ma la storia anche degli ultimi decenni ha dimostrato una presenza anche radicata della mafia nelle varie forme, insomma della Stida, un tempo a Vittoria diede vita anche ad un clan criminale molto forte, agguerrito, che poi comunque fu in parte debellato insomma, dalle attività di contrasto, ma per esempio oggi questa percezione qual è per quello che lei ha potuto vedere in questi pochi mesi? Ma non credo che sia così pregnante la presenza della mafia, così ossessiva come in altre realtà, o almeno parlo dal mio osservatorio, che è un osservatorio non privilegiato perché i reati di mafia li trattano in procura distrettuale a Catania, quindi non ho sempre la percezione. Devo dire che tranne alcune zone della provincia, e mi riferisco appunto alla zona di Vittoria, dove là è più pregnante, forse più visibile la presenza della mafia, dell'impatto diciamo anche della vicina mafia nissena, per quanto riguarda le altre zone della provincia non ho percepito assolutamente fenomeni particolarmente gravi, tant'è che in 6 mesi credo di aver avuto come notizie di reato per intimidazioni con metodi vagamente mafiosi uno o due casi. Mi riferisco per esempio a quell'episodio che è successo a Ragusa, l'incendio dell'agenzia di viaggi, ma credo che sia rimasto un episodio singolo. Ecco, non c'è quella quotidianità che invece ho riscontrato in altre province in cui ho lavorato. A proposito del cenno che lei poc'anzi faceva al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, insomma, quando concreta dei reati o delle ipotesi di reato, diversi anni fa, lei non era qua, al territorio della provincia di Ragusa, di Vittoria, soprattutto anche per alcuni reportage della stampa anche nazionale e internazionale, fu associato a questa vicenda anche molto brutta e ripugnante di un fenomeno abbastanza diffuso dello sfruttamento del lavoro anche nelle forme dello sfruttamento sessuale di lavoratrici in agricoltura provenienti dai paesi dell'est. Ancora oggi, sia pure come patrimonio di battaglie civili e sociali, insomma ci si confronta con questa dinamica. Lei crede che ancora ci possa essere, come dire, materiale su cui lavorare con gli strumenti, come dire, della repressione, dell'accertamento dei reati, o è ormai soltanto una materia da devolvere, come dire, alla dialettica, alle lotte sindacali, sociali o istituzionali? No, questa è una bella domanda, perché lei introduce un tema che è stato oggetto nel 2016 di quella famosa intervista di una sua collega che dette la stura ad una indagine, un'inchiesta notevole. Bene, le posso già anticipare che tutta lavorarono insieme sia i carabinieri, sia la Guardia di Finanza, sia la Polizia, ma alla fine riuscirono a individuare nella provincia di Ragusa solamente un caso di sfruttamento sessuale di una lavoratrice. Tra l'altro è emerso grazie anche al contributo di una cooperativa, credo fosse la prossima se non ricordo male, che si occupava praticamente proprio di dare aiuto a queste donne che venivano sfruttate. Purtroppo i risultati sono stati modesti, per una ragione molto semplice. La vittima non intese presentare una querela. Purtroppo il reato è procedibile a querela di parte e il problema della repressione di questa tipologia di reati è che se la vittima non collabora, se la vittima non viene a denunciare il datore di lavoro o la persona comunque che la sfrutta o che l'opprime, noi non abbiamo assolutamente alcun mezzo. E mettendosi dalla parte della vittima, siamo di fronte a soggetti che o soggiacciono a quelle regole o spesso non lavorano. E
provenendo da ambienti molto bassi e a volte anche di stati non della UE o meno, hanno difficoltà a denunziare, perché sanno che denunziando verrebbero estromessi da quel mondo del lavoro in cui vengono pure sfruttate e dovrebbero tornare a patire la fame e sofferenza nei paesi di origine. Quindi è un problema serio in cui io apprezzo il lavoro che svolgono le cooperative. Purtroppo i risultati sotto il profilo della repressione sono veramente molto modesti. Occorrerebbe un impegno maggiore della collettività, della Chiesa, delle famiglie, e soprattutto maggior coraggio da parte delle vittime, che spesso non sono informate su quelli che sono i loro diritti e non sanno esattamente come comportarsi. Sanno che c'è una tutela, però pensano che la tutela sia solamente quella giudiziaria e non si avvalgono invece delle altre tutele che le metterebbero a loro agio e potrebbero consentire quindi di denunciare in maniera più frequente questa tipologia di reati, che ripeto, ci sono e sono reati veramente molto gravi. Quindi su questo terreno, come su altri affini, c'è un grande lavoro che deve essere fatto prima che ovviamente poi la magistratura possa esercitare un'azione efficace o comunque risolutiva. Quindi ci vorrebbe un appello che in questo senso vede a tutti gli attori civili, sociali, politici, alle persone comuni, anche ai cittadini, che possono sempre dare un contributo maggiore in termini di attenzione, di vigilanza, di capacità di vincere ogni remore e ogni diffidenza e denunciare quando è il caso. Certo. Non basta praticamente denunciare nei pubblici consessi, gridare al lupo, se poi non si riesce a ottenere il concorso, diciamo, la consapevolezza della vittima di essere una vittima di un reato grave e quindi indurla poi alla denuncia alla magistratura. Dicevamo in premessa, cerchiamo di capire quale sia lo stato di salute della giustizia. Ecco, attraverso l'ottica di osservazione privilegiata, ecco, dalla sua esperienza professionale, oggi qual è lo stato di salute della giustizia? Per un magistrato animato come lei, dalla voglia, ecco, di fare bene, di fare al meglio il proprio lavoro, quali sono oggi gli ostacoli anche di carattere, come dire, tecnico, organizzativo, logistico, di efficienza, di limitazione dei mezzi, cioè necessari perché l'intera macchina della giustizia possa funzionare meglio? La macchina della giustizia purtroppo è una macchina farraginosa, lenta. Come tutte le macchine ha bisogno di carburante e di conduttori. Carburante per noi sono le forze dell'ordine, che sono veramente, parlo della procura ovviamente, le forze dell'ordine che sono purtroppo, non dico ridotte al lumicino, ma hanno organici molto ridotti e devono occuparsi non solo dell'attività di polizia giudiziaria ma anche di altre decine di attività amministrative e non. Quindi concentrare, già noi abbiamo delle grosse carenze sotto il profilo della disponibilità di uomini che svolgono indagini. A ciò dobbiamo aggiungere anche una grave carenza nel personale amministrativo, perché il magistrato senza il personale, senza il cancelliere, senza l'assistente, senza il direttore amministrativo non va da nessuna parte, ormai non riesce poi a smaltire il lavoro che può fare. E purtroppo noi abbiamo una classe impiegatizia, ecco, degli amministrativi che sono pochi, molto anziani, molti sono prossimi alla pensione e quindi fra un po' se ne andranno e sono già ovviamente anche demotivati, per cui noi scontiamo anche questo scotto. E poi abbiamo il problema delle strutture giudiziarie. Sono delle strutture spesso vetuste, spesso non adeguate, che non sono in grado di reggere ormai quello che è il carico di lavoro di una giurisdizione moderna. Erano strutture che andavano bene forse 40 anni fa, quando ancora c'era il vecchio pretore mandamentale che agiva, anche che svolgeva le sue attività in maniera, diciamo, nelle sedi, diciamo, periferiche, chiamiamole così. Oggi l'accentramento nei tribunali, del tutto il lavoro praticamente dei tribunali e anche di quello delle procure, ha creato ovviamente dei disservizi. Non ultimo, il turnover dei magistrati, che spesso molti uffici restano scoperti per lungo tempo, con scoperture che arrivano anche al 25, al 30 o addirittura al 40%, e tutto questo incide ovviamente sui tempi della giustizia, sulla funzionalità e sull'efficienza del servizio giustizia. Diceva dell'età media alta degli impiegati amministrativi prossimi alla pensione, il che ci dà il segno, come dire, di come rispetto alle modificazioni straordinarie, velocissime, impensabili degli ultimi anni, degli ultimi decenni sul piano proprio delle capacità tecniche con cui ogni servizio può essere esercitato e organizzato, insomma, siamo ancora, come dire, alla preistoria, perché sia rispetto, come dire, alla predisposizione culturale ma anche di capacità professionali del personale, che sia ovviamente frutto di una stagione precedente all'avvento delle nuove tecnologie, ovviamente non può fare miracoli, sia dal punto di vista anche dei mezzi, perché immagino che i mezzi, certo, non siano i più moderni che oggi sono nella disponibilità comunque comune. C'è un ritardo in questi ultimi anni e decenni da parte dei governi su questo fronte, mi pare, no? No, sotto questo profilo, invece sotto il profilo delle dotazioni strumentali, devo dire che gli ultimi governi, ma anche questo governo pare che sia sulla stessa scia ormai,
ci hanno dato degli strumenti veramente moderni, all'avanguardia, che consentono di fare un grosso lavoro, ci danno una grossa mano. Il problema è la formazione del personale, perché io non dimentico che quando dico che il personale ha un'età media molto elevata, e io mi ci metto pure in mezzo con i miei 55 anni, noi cominciamo a scrivere con le aste, poi passiamo piano piano alla macchina da scrivere e oggi siamo arrivati al computer. Quindi è gente che culturalmente non è abituata all'utilizzo di queste tecnologie. Infatti una delle problematiche che ho affrontato nel mio ufficio è stato quello della modernizzazione dell'iscrizione, per esempio, delle notizie di reato, perché fino a 6 mesi fa ancora non sono stati completati alcuni passaggi che in altri tribunali, magari dove c'era il personale più tecnologico, definiamolo così, erano stati già fatti. Noi siamo un pochettino indietro rispetto, per esempio, alla procura di Gela. Piano piano ci stiamo avvicinando, ci stiamo adeguando, però è chiaro, noi lavoriamo con del personale che si è formato ai tempi della macchina da scrivere e quindi ha quella mentalità, è un po' difficile andargli a spiegare certi meccanismi. Vorremmo avere personale più giovane. È stato fatto un concorso recentemente per gli assistenti, noi ne abbiamo avute in procura una sola, ce la teniamo pure cara perché obiettivamente è una figura preziosa, perché è una donna giovane e riesce chiaramente, è più avvezza all'utilizzo delle tecnologie rispetto alle colleghe che già erano lì da parecchio tempo. A suo avviso è eccessivo, è troppo ambizioso immaginare che nell'ambito di pochi anni, per esempio, si possa arrivare ad una condizione che sembrerebbe di assoluta normalità, in cui per esempio una notifica, lei appunto guida una procura, quindi parliamo ovviamente dei procedimenti penali, possa avvenire, come dire, in formato digitale per tutti, senza bisogno che messi giudiziari, ufficiali giudiziari si mettano in cammino, magari facendo tentativi che a volte non bastano e poi bisogna reiterarli, e magari poi spesso non arriva il riscontro e magari le udienze saltano e vengono rinviate. Insomma, ci vorrebbe poi così tanto per un governo che volesse organicamente superare questo problema arrivare ad una notifica digitale? Ma in realtà la notifica digitale c'è già, il problema è che è limitata ad alcune categorie. Noi notifichiamo digitalmente gli atti agli avvocati, appunto, e alle forze dell'ordine, sostanzialmente non riusciamo a raggiungere, appunto, l'imputato piuttosto. Io mi riferisco a questo tipo di procedura. Questo è un problema legislativo, certo. O meglio, più che un problema legislativo è anche un problema, torniamo al problema culturale dell'innovazione. Finché tutti i cittadini non avranno la loro casella di posta elettronica certificata cui eventualmente, certo, indirizzare l'atto, noi non potremo, certo, avere una notifica digitale, perché chiaramente a chi lo mando se non c'è una casella che mi certifica non solo l'invio ma anche la ricezione dell'atto? Oggi la provincia di Ragusa ha un solo tribunale, ma in passato non era così, magari lei non c'era, ma probabilmente, insomma, le è arrivata un po' l'eco così di questa modificazione che riguarda solo 3 sedi in Sicilia, una trentina in Italia, i cosiddetti tribunali minori soppressi. Fino al 2012 c'era anche il tribunale di Modica. Ora peraltro nel programma di questo governo figura il ripristino, però non sappiamo se sarà realizzato o meno. Ma proprio poiché l'accorpamento del tribunale di Modica in quello di Ragusa ha prodotto un sovraccarico, no, di uffici, quindi anche di personale, cioè di funzioni dal punto di vista della struttura logistica, lei oggi come trova, insomma, l'agibilità degli spazi funzionali, insomma, di tutta la sede del tribunale di Ragusa? Ad oggi, sulla base anche di un'analisi dei flussi che abbiamo fatto indirettamente al Presidente del Tribunale, abbiamo avuto modo di accertare che il carico urbanistico, si chiama così, è sopportabile nonostante l'accorpamento, tranne alcune giornate in cui c'è un evento particolare, l'udienza più impegnativa, eccetera, eccetera, in cui si sfora e quindi si supera praticamente quelle che sono alcune prescrizioni. Però in linea di massimo il tribunale è saturo, però riesce sostanzialmente a garantire un minimo di standard di sicurezza. Riusciamo ad assorbire nonostante l'accorpamento avvenuto, certo, con Modica, certo, nel 2013, il dicembre del 2013, se non, sì, ricordo male. Perché peraltro pare che fosse stato messo un bando per la ricerca di nuovi locali, sì, per consentire, sì, appunto. Sì, stiamo cercando, in realtà poi già alcune attività, come sempre il giudice del lavoro, i giudici di pace, sono esternalizzate, sono fuori dal tribunale. L'ideale sarebbe avere una struttura in cui tutti i vari settori della giurisdizione siano accentrati, però purtroppo questo non è possibile. Non esiste al momento una struttura in Ragusa che sia in grado di ospitare tutti questi uffici, dovremmo necessariamente tenere separate alcune realtà. Stiamo cercando anche a degli altri locali migliori, più vicini, che evitino praticamente uno spreco di risorse e di personale, però ancora in itinere. Tra l'altro non dipende da noi, dipende dal Ministero, quindi poi la scelta finale la farà il Ministero sulla base di una gara che ha indetto.
Nelle sue esperienze professionali precedenti di magistrato, di cui abbiamo rievocato le sedi, Caltanissetta, Messina, Palmi, quali sono stati gli aspetti prevalenti che oggi lei reputa più importanti dal punto di vista anche della sua formazione di magistrato, come settore magari di reati o tipologie, ecco, di attività di magistrato inquirente, che ha svolto, mi pare, prevalentemente dopo una fase iniziale invece di funzione giudicante? Quali sono stati o le inchieste o i settori o comunque le vicende più importanti che sono presenti, diciamo, maggiormente rispetto ad altro un po' nella sua biografia professionale? Ma io credo che tutto di una biografia personale di un magistrato fa il suo curriculum e crea esperienza, anche i cosiddetti reati bagatellari. Io mi sono occupato, per esempio, quando ero nella procura di Messina, delle truffe INPS, un fenomeno del bracciantato agricolo, detto cosiddetto. Siamo arrivati a avere anche processi con 500-600 indagati. Possono sembrare reati bagatellari, ma sono reati importanti, perché non solo ti aiutano a conoscere le norme procedurali, ma soprattutto aiutano a conoscere anche il territorio, come ci si muove sul territorio, quale può essere la risposta del territorio. Poi un'esperienza importante è stata sicuramente quella della direzione distrettuale antimafia, ma non rinnego certamente quello che ho fatto a Palmi quando facevo il giudice fallimentare, perché anche conoscere come ci si muove nel mondo dell'imprenditoria, quali sono i problemi che hanno gli imprenditori commerciali o gli artigiani, è importantissimo per un magistrato. Quindi dire che c'è un settore che ti forma più degli altri non è corretto. Poi c'è stata l'esperienza a Caltanissetta, mi sono occupato anche dei processi delle stragi, il Capaci bis, la posizione di Damauto, il problema dell'esplosivo, ecco, per intenderci, e anche quella è stata un'esperienza che è stata fatta in seconda battuta. Ho lavorato sul lavoro fatto da altri colleghi, però è stata anche quella un'esperienza importantissima e interessantissima. Cioè tutto ha contribuito a formare il magistrato Fabio Danna, dalla cosa più banale alla cosa più importante. Ecco, a proposito di questo cenno che faceva, ecco, a Caltanissetta, ecco, si è trovato a misurarsi anche nella sua attività con aspetti che avevano a che fare, insomma, con le stragi del 92. E peraltro proprio il 27 luglio del 93, dell'anno dopo, quindi esattamente un quarto di secolo fa, l'Italia viveva momenti drammatici con l'attentato di Milano, di Via Palestro, l'autobomba, insieme a quelli di Roma lo stesso giorno, ma due mesi prima c'era stato Via dei Georgofili, e proprio quella notte, tra il 27 e il 28 luglio, sappiamo dal diario dell'allora capo del governo Ciampi che, come dire, lui almeno ebbe la sensazione di temere un colpo di Stato, perché a un certo punto ci fu l'interruzione delle linee telefoniche a Palazzo Chigi, non si sapeva quello che stesse succedendo. No, questo solo per tuffarci appunto nella sua esperienza. Lei a Caltanissetta quindi ha incrociato, diciamo, i fatti di quegli anni, di quel momento. Per esempio, che impressione le fa, ovviamente da magistrato, ma varrebbe anche da cittadino semplice, scoprire, come abbiamo fatto tutti noi, ecco, di recente, secondo quello che ci viene detto, insomma, dalla sentenza sul Borsellino Quater, insomma, sui depistaggi e quindi sull'attività, come dire, di magistrati, cioè, che si innesta su quella di altri magistrati, e quindi alla fine poi ne è venuto fuori questo filone, insomma, che in qualche modo ha visto alcuni anche pezzi dello Stato lavorare per nascondere la verità. No, su questo io non esprimo sul giudizio, perché non conosco le carte del processo né trattativa né del Borsellino Quater, quindi non sono in grado assolutamente di valutare. Posso solamente dire, per quello che ho conosciuto, per le poche carte che ho letto, che stiamo parlando di migliaia, non è che stiamo parlando di qualche centinaio, stiamo parlando di migliaia, certo, di pagine, che probabilmente c'è stato un errore iniziale nella gestione di alcuni pentiti, nella valutazione di alcuni elementi di prova. Però oggi è facile parlare a distanza di 25, quasi 30 anni. Quelle indagini sono state fatte nel 92, nel 93, sono proseguite nel 94 col pentimento di Brusca, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di un momento storico ben diverso, quando ancora era molto viva la paura, la ferita per i due attentati in Sicilia e per quelli che erano stati fatti poi nel continente. Il clima non era certamente quello sereno, chiamiamolo così, in cui oggi noi ci stiamo confrontando. Non vi era tutto quel materiale probatorio che noi oggi abbiamo acquisito nel corso degli anni, compreso l'ultimo segmento con la confessione di Damato, il famoso pescatore che aveva fornito l'esplosivo per la strage di Capaci. Quindi mi sembra un po' difficile poter giudicare oggi il comportamento di colleghi e di forze dell'ordine che si sono atteggiati nel 92, all'indomani di una situazione in cui, obiettivamente, da quello che ho potuto capire io, nessuno sapeva cosa stesse succedendo.
perché non è, lo Stato era impreparato a quelle stragi, non se l'aspettava. L'uccisione sì, la strage con quelle modalità no, addirittura l'attacco al patrimonio artistico italiano, l'attacco, questo presunto colpo di Stato, comunque temuto colpo di Stato, secondo me sono stati eventi che hanno un po' sconvolto non solo la nostra vita, ma soprattutto la vita di quegli investigatori che hanno probabilmente, voglio sperare in buona fede, cercato di trovare subito il bandolo della matassa sbagliando. Certo, la sentenza. Però ripeto, stiamo parlando del 92, certo. Con i morti ancora caldi, scusi se ho usato questo termine, certo. Oggi è facile parlare a bocce ferme e con tutto il materiale che abbiamo acquisito successivamente al 94, è più facile, ecco. Sì, in quel filone di indagine lei si è trovato anche a Caltanissetta in quel periodo, forse non lo stesso in cui c'era lei, c'è stato anche il suo predecessore di Ragusa, Carmelo Petralia, insomma, no. Che per una fase, non vi siete incrociati, ecco, ma no. Per una fase... Noi ci siamo incrociati, col collega Petralia ci siamo incrociati a Messina, a Messina nel sì. 2000, quando lui era alla Direzione Nazionale Antimafia ed era applicato a Messina praticamente per la trattazione di alcuni procedimenti, però io all'epoca facevo il piccolo procuratore, sostituto procuratore, quindi sì, siamo conosciuti ma non avevo rapporto. Non ho mai lavorato concretamente con lui, quindi non so nulla della sua precedente attività. Bene, giorni fa il ministro della giustizia Bonafede ha annunciato di mettere lo stop alla riforma del governo precedente, ministro Orlando, sulle intercettazioni, perché non la ritiene, diciamo, valida e positiva. E questo tema delle intercettazioni chiaramente è un tema importante perché attiene proprio agli strumenti vitali con cui ovviamente una procura può lavorare, con cui degli investigatori possono cercare di accertare e scoprire i reati. E sono un tema che entra sempre nell'agenda purtroppo politica e del dibattito parlamentare, c'è da molti anni per via insomma anche della contrapposizione che c'è stata tra alcune parti politiche e i magistrati sulla utilità di questo strumento. Lei cosa pensa delle intercettazioni proprio nell'esperienza concreta del suo lavoro? Guardi, le intercettazioni sono, devo dire, lo strumento principe per riuscire ad accertare certe tipologie di reato. Che ci sono delle tipologie di reato in cui sperare di poter contare sulla testimonianza della persona offesa è assolutamente impossibile. Mi riferisco alle estorsioni, mi riferisco allo spaccio di droga, mi riferisco a tante altre cose. Per esempio, il soggetto che il tossicodipendente che viene trovato con una che acquista droga ha la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere e di non rispondere di alcun reato di favoreggiamento perché la giurisprudenza è in tal senso. Quindi come si pretende di poter perseguire certi reati se io non posso avere uno strumento valido come l'intercessione telefonica? Significa abdicare alla funzione della Procura della Repubblica, cioè sapere che c'è un soggetto che commette reati però non avere la possibilità di scoprire le prove, di acquisire elementi di prova a suo carico. Ripeto, ci sono dei reati in cui obiettivamente le intercessioni sono superflue, rappresentano poi un plus e magari servono anche per scoprire ulteriori reati, però ci sono dei reati, soprattutto quelli in materia di mafia, in cui senza le intercettazioni non avremmo avuto alcun risultato, e questa è un'esperienza mia personale. Senza le intercessioni telefoniche o ambientali in carcere non avremmo avuto mai quei risultati stupendi che abbiamo avuto non solo a Messina ma anche credo in tutta Italia. È uno strumento che non si può assolutamente rinunciare. Quindi sbagliato limitarne l'uso come in passato magari si è fatto con alcune leggi o si è cercato di fare. Adesso questa riforma di Orlando non piace a questo governo, però come dire un uso il più ampio possibile, nei limiti ovviamente della funzionalità, sarebbe auspicabile. Sì. Perché, ripeto, purtroppo ormai tutte le ambientali sono diventate l'unico strumento che noi abbiamo per acquisire elementi di prova certi per reati, soprattutto per quei reati che sono particolarmente gravi. Un altro tema controverso è stato quello della prescrizione, al di là delle posizioni politiche, insomma del dibattito, io la chiamo in causa esclusivamente proprio per l'esercizio delle sue funzioni. Nella sua esperienza di magistrato lei ha visto qualche volta, come dire, vanificato il proprio lavoro, quello del suo ufficio, per via di questa prescrizione che a un certo punto, ecco, dice la parola fine anche su un procedimento che è costato anche molti anni di fatica, di attività, insomma? Purtroppo sì, è un istituto del codice e quindi come tale va applicato. Certo, fa un po' rabbia, soprattutto quando siamo riusciti per esempio a ottenere una sentenza di condanna, poi arriva la Cassazione, magari lo annulla per un vizio di forma, dover ricominciare sapendo che comunque il processo non vedrà più una fine, perché, o meglio, vedrà la fine della prescrizione. Però è uno strumento del codice, è previsto. D'altronde mettiamoci dalla parte di chi subisce un procedimento penale. Restare appeso ad una decisione che potrebbe essere fatta in 2 anni e invece uno aspetta magari 10 anni, diventa una tortura per chi subisce il procedimento penale. L'ideale sarebbe avere un processo che sia, oltre che equo, anche molto rapido.
e che si concluda in un tempo ragionevole che possiamo fissare in 3-4 anni, ecco, con tutti i gradi di giudizio. Purtroppo questa non è la realtà. Se poi aggiungiamo il numero abnorme di procedimenti penali che vengono iscritti ogni anno, ecco, sommando ovviamente questi fattori, un processo, una norme procedimentali molto farraginose, eccessivamente garantiste, termini di prescrizione che poi li possiamo dilatare quanto vogliamo, ma a un certo punto prima o poi arriveranno, ecco, non è che... E alla fine il risultato è che molto lavoro viene sprecato. Ed è rabbia, perché quando io per imbastire un processo banale, muovo fra cancellieri, ufficiali giudiziari, forze dell'ordine, magistrati, GIP, tribunale, 15-20 persone mediamente. Vederlo poi vanificare, c'è un costo economico, vederlo vanificare poi purtroppo dal decorso del tempo, perché magari la notifica non è andata a buon fine, si è perso un po' di tempo, c'è stata una surroga del giudice per cui il giudice se n'è andato e dobbiamo rinunciare. Sono tutte cose che poi alla fine danno un po' di fastidio a chi fa le indagini, soprattutto a chi, come le forze dell'ordine, si impegnano in prima persona e ci mettono anche la faccia. Dà fastidio anche al cittadino che vede sprecare tutti questi soldi e spesso non vede neanche tutelati i propri interessi, perché la persona che ha indicato come colpevole poi dopo un paio di giorni se la vede fuori, certo, perché dicendo mi hanno assolto per reato estinto per prescrizione, questa è la formula. Quindi l'auspicio è che il legislatore e il governo si impegnino proprio nella riduzione del tempo di durata dei processi. O una robusta depenalizzazione, robusta, non uno o due procedimenti, significa robusta, o mettere mano al codice di procedura penale, di concerto ovviamente con l'avvocatura e con il mondo universitario, per arrivare ad un processo che sia più rapido possibile, sia nel nostro interesse che nell'interesse soprattutto dell'imputato. E invece la magistratura come funzione istituzionale e costituzionale del Paese oggi in quale stato di salute versa, anche sotto il profilo delle sue forme, come dire, di vita associativa, di rappresentanza? Qualche settimana fa, ecco, si è votato per il CSM che, come sappiamo, a parte membri di diritto è fatto di 24 membri elettivi, 8 i laici a cura del Parlamento e 16 quelli che vengono eletti dai magistrati. Il cosiddetto dibattito a volte tra le correnti, lei come lo vede? Ritiene che siano giuste le correnti oppure qualche forma di degenerazione, come per esempio quelle denunciate da Davigo, perché per esempio quando poi si assegnano gli incarichi o vengono nominati, insomma, le cariche direttive degli uffici, a volte, come dire, il rischio è che possano essere, come dire, attribuite quasi per corrente invece al di là dei meriti personali. Personalmente ritengo che l'associazionismo e il correntismo siano dei fattori benefici, perché significa il fatto che se ne discuta, che ci sia questo contrasto, significa che all'interno della magistratura si discute, si parla, ci sono esperienze diverse che vengono messe a confronto, a volte anche a scontro, però è importante. Non c'è più non abbiamo una oligarchia piuttosto che una monarchia, ci sono vari gruppi che la pensano in maniera diversa e sono portatori di ognuno di interessi, spesso confliggenti. Questo conflitto, stranamente, viene stigmatizzato solo esclusivamente con riferimento alle cariche elettive, al conferimento di incarichi dirigenziali. Non se ne parla, per esempio, a proposito dei carichi esigibili di lavoro, del problema delle ferie, eccetera, eccetera. Stranamente viene agitato quando c'è da fare la nomina di un dirigente di un ufficio. E ognuno chiaramente tira l'acqua al suo mulino dicendo qui avete sbagliato, lì abbiamo sbagliato, eccetera, eccetera. Io personalmente ho partecipato a questa stagione di nomine, ci sono state centinaia di nomine da parte dell'ultimo Consiglio del Superiore della Magistratura e devo dire che, tranne qualche proprio rarissima eccezione, le persone che sono state indicate come dirigenti degli uffici sono persone validissime che si stanno comportando bene e si comporteranno bene nel prossimo futuro. Il problema si è posto solo esclusivamente quando sono stati richiamati in ruolo dei magistrati che svolgevano funzioni non giudiziarie, perché magari erano distaccati al Ministero, erano fuori dal Parlamento oppure svolgevano un mandato parlamentare. Ma quello è un problema diverso che spetta in primis alla politica a risolvere. Deve essere la politica a dire che se un magistrato esce dall'ordine giudiziario, viene messo fuori ruolo per svolgere un mandato parlamentare, non può più rientrare, o se può rientrare deve rientrare a certe condizioni. Ma certamente il Consiglio Superiore non possiamo poi noi andare a punire un collega che tutto sommato non è che sta facendo nulla di male, è un collega che sta svolgendo una funzione elettiva che gli proviene dal popolo, cioè svolge la funzione parlamentare, o peggio,
essere un assistente del ministro perché vai a dirigere un dipartimento, mica quella è sempre un'attività giudiziaria in cui sono necessari i magistrati, i colleghi che vanno a fare il DAP per esempio, e che fa? Li penalizziamo perché sono stati, hanno svolto una funzione delicatissima come quella del direttore dell'amministrazione penitenziaria o dell'organizzazione degli uffici giudiziari? Cioè, mi sembra che sia, ecco perché molte polemiche sono fuori luogo secondo a mio sommesso avviso. Lei oggi è procuratore a Ragusa, in passato è stato procuratore aggiunto o sostituto, sostituto. E quindi, come dire, ha vissuto la duplicità di queste esperienze. Glielo dico perché, cosa pensa della riforma che ormai ha diversi anni, mi pare che appartenga al ministro Mastella, ecco, di un'altra stagione politica, quando affidò in capo ai dirigenti delle procure, quindi ai procuratori, poteri che forse prima non avevano, cioè in maniera più accentuata rispetto all'organizzazione dell'ufficio. È un bene, cioè, per come lei oggi sta vivendo questa esperienza appunto di guida di una procura con questo tipo di competenza? Questo è dipende un pochettino dal buon senso poi del dirigente, perché l'accentramento dei poteri in capo non tanto dei poteri quanto delle responsabilità, perché il procuratore della Repubblica, ai sensi della norma della legge 106 del 2006, è il responsabile verso il ministro e verso il Consiglio Superiore della Magistratura poi della uniforme esercizio dell'azione penale. Cioè, la funzione di questo accentramento di poteri in capo al procuratore della Repubblica non è funzionale a un controllo del lavoro dei sostituti, è funzionale a che l'ufficio, inteso nella sua globalità, sia uniforme nell'esercizio dell'azione penale, per evitare che il sostituto A si comporti in una certa maniera e il sostituto B in maniera diversa rispetto a situazioni che sono omogenee. Questa è la funzione oggi di un dirigente di un ufficio di procura, è quello di riuscire a mantenere, a coordinare il lavoro dei vari sostituti e rivolgerlo verso un fine unitario che deve essere quello dell'intero ufficio. Noi fissiamo ogni anno degli obiettivi, li dobbiamo raggiungere. Se avessimo dei colleghi che possono invece andare per i fatti loro a cercarsi altri obiettivi o altre interpretazioni della norma di legge, questo andrebbe a scapito della figura, della funzione della procura. Ecco perché c'è stato questo accentramento di poteri. Non è una forma di controllo del sostituto, è una forma di assunzione di responsabilità da parte del dirigente affinché si impegni a che il suo ufficio raggiunga quegli obiettivi che si deve predeterminare. Anche attraverso per esempio l'accantonamento di quei reati che non possono essere perseguiti perché per esempio c'è un problema di prescrizione o perché non c'è un problema di trattazione prioritaria. Ecco, se la legge mi impone che io debba trattare prioritariamente dei reati gravi, non posso tollerare che poi nel mio ufficio ci sia invece un collega che per statistica si faccia i processi facili lasciando invece i processi più importanti, ma quelli più difficili, alla loro sorte. Ecco, questa è la funzione oggi del dirigente, non quella di coordinare, tant'è che in nessun progetto organizzativo che noi andiamo ad approvare c'è mai una norma che dica il sostituto deve fare quello che deve fare. Il capo dà delle direttive, il sostituto deve attenersi a quelle direttive nell'ambito di quel perimetro di autonomia che viene rilasciato, può fare quello che vuole. Però il dirigente dell'ufficio deve sapere quello che accade nel suo ufficio. Ci sono anche gli strumenti per comporre eventuali contrasti, sono previsti da una circolare, da una risoluzione del CSM del novembre del 2017, però fortunatamente nel mio ufficio ancora di questi problemi non ce ne sono stati e mi auguro che non ce ne siano. Nella vita di Fabio Danna lo status e la carriera di magistrato cosa rappresentano? Come dire, un obiettivo prefissato dalla primissima ora oppure un'evenienza e poi quanto positiva e quanto coincidente, come dire, con la pienezza delle migliori ambizioni che in una vita ciascuno possa mettere in campo? No, era l'obiettivo principale, l'obiettivo prioritario, l'ho raggiunto fortunatamente quasi subito e quindi praticamente è stato un coronamento di un sogno praticamente, per la gioia ovviamente dei miei genitori e soprattutto per la mia soddisfazione personale, perché era stato un obiettivo, era per noi studenti di legge uscire e far vincere i concorsi di magistratura, soprattutto a Messina, dove le realtà diciamo, lavorative non è che fossero granché, era veramente il massimo, c'era magistratura, avvocatura e notariato. Io ho puntato tutto sulla magistratura e fortunatamente ce l'ho fatta. È difficile oggi per i giovani entrare in magistratura, spesso si parla di concorsi che non riescono neanche a promuovere il numero che pure sarebbe necessario per coprire gli organici, ecco, magari si mettono a concorso un certo numero di posti ma poi gli idonei si rivelano addirittura di numero inferiore. È ancora oggi in Italia uno dei concorsi più difficili, il che ovviamente sarebbe anche, come dire, un motivo di vanto, insomma, nel senso che è al di sopra di ogni sospetto questo concorso.
concorso continua a essere uno dei più difficili e la percentuale di, fra virgolette, non ammessi è dimostra, è di, a meglio, di gente che non, che consegna, che non consegna e di non ammessi è elevata, che significa che il concorso ha una sua difficoltà particolare, una sua certa serietà. Il problema è che con la riforma Mastella del 2006 questo concorso è diventato un concorso di secondo grado, per cui per accedere, mentre prima, quando l'ho fatto io, stiamo parlando degli anni 80, vi era la possibilità di laurearsi e il giorno dopo andare a fare il domanda e quindi poi dopo 3-4 mesi fare il concorso e magari anche vincerlo. Oggi è diventato un concorso di secondo grado, presuppone almeno 2 anni per ottenere appunto della, una, o essere diventato procuratore legale, o una scuola di specializzazione. Specializzazione, appunto questi percorsi ormai, aver fatto lo stage, questi percorsi alternativi. Quindi è diventato una, se poi teniamo conto che il corso di laurea è passato da 4 a 5 anni, il problema è che oggi i magistrati più fortunati, più bravi, non lo diventano prima dei 34, 33, 34 anni, o 32, ecco, proprio quando vanno, tutte le cose vanno lisce. E quindi è diventato un concorso non solo difficile, ma anche oneroso, perché significa per i genitori dover mantenere agli studi per un congruo periodo di tempo il proprio figlio. E non è da tutti, quindi è diventato un concorso molto difficile. Se poi teniamo conto che a 70 anni si va in pensione e quindi la vita lavorativa sarà di 35 anni, mediamente dovrebbe essere 35 anni, più riscatti eccetera eccetera, vediamo che tutto sommato non è più un concorso particolarmente appetibile. Prima si entrava a 24-25 anni, si usciva a 75 anni, quindi si maturava anche, certo. Oggi si parla di pensione, si maturavano delle belle pensioni. I giovani che entrano oggi, che si avvicinano al mondo della magistratura, rischiano fra 35-40 anni di andare con pensioni da fame e con stipendi non particolarmente elevati. Quindi questo rende ancora più difficile l'accesso alla professione, perché chi va a fare questa tipologia di, non solo deve studiare tanto, ma deve anche sapere che non guadagnerà più tanto come magari guadagnava il papà o il nonno, che erano pure essi magistrati. E detto un corso, e non è certamente il più conveniente sotto il profilo economico rispetto ad altre tipologie di lavoro che offre la laurea in giurisprudenza. Non di meno, lei oggi rivolgerebbe un appello, un consiglio ai giovani, cioè sulla bellezza così di questa carriera, di questa prospettiva, fra le opzioni possibili che si trova ad avere un giovane laureato in giurisprudenza? Di no. A prescindere dall'aspetto economico, quello di magistrato è una carriera bellissima, è un lavoro bellissimo, io ne sono innamorato, rifarei anche oggi il concorso anche a 40 anni, perché mi piace proprio fare il magistrato, mi piace lavorare, mi piace stare a contatto con la gente, con le forze dell'ordine, mi piace anche confrontarmi con gli imputati, con i testimoni, cioè mi piace proprio la vita del magistrato, mi piace anche decidere, studiare, fare un pochettino anche la zecca garbugli. E non dico che sia una missione, perché sarebbe forse esagerato, è un lavoro che appassiona, ecco. Non è un lavoro che si può fare così come una routine, è un lavoro che deve appassionare, se ti piace diventa veramente un ottimo, un bel lavoro, a prescindere poi dalle soddisfazioni. Ecco, in conclusione, l'esperienza di un magistrato, qual è un pubblico ministero, un procuratore, vista proprio attraverso i fatti quotidiani della vita, cioè che passano sul proprio tavolo in termini di notizia criminis prima, di procedimento che si può aprire, con tutti gli sviluppi investigativi, con tutte le interazioni che ne conseguono, fino al momento in cui ci può essere un'udienza, un dibattimento, con tutti gli altri soggetti coinvolti, e quindi ne viene fuori uno spaccato della vita vissuta reale. Ecco, questa ottica di osservazione a volte non coincide, come dire, con l'ottica che fuori dal tempo di lavoro magari la stessa persona lei avrebbe, ecco, della realtà, come potrebbe conoscerla se non avesse anche questa ottica, questa esperienza. Questo è un problema dell'essere magistrato, soprattutto lavorare in un ufficio requirente, perché noi spesso abbiamo notizie di reato, viviamo le critiche e veniamo a sapere che in una certa zona, in un certo ristorante, in un certo, ci sono delle situazioni che da cittadino non ci passeremmo su, però condizionano le nostre scelte da magistrato. Io, sapendo che in quel ristorante magari si spaccia droga, faccio un esempio, ecco, non ci vado, anche so che è il miglior ristorante, come cittadino ci passerei sopra. Purtroppo questo vivere le notizie di reato, conoscere la realtà che ci circonda, influisce spessissimo non solo sulla mia attività ma anche su quella della mia famiglia, perché se io so che in quel certo negozio si spaccia della droga o si vendono dei capi contraffatti, io dirò ai miei non andate a comprarli. Dice: ma la costa poco. Ma tu non ci devi andare, non ti posso dire perché, ma tu non ci devi andare. E poi bisogna andare a spiegare ai ragazzi o alla moglie, insomma al coniuge, perché non si può, spesso non si può, certo, fare. Questo rispetto alle cose che lei si trova a sapere professionalmente, ma a volte le viene anche il dubbio che rispetto a quello che non sa, come dire, alcune apparenze, alcune piccole cose, alcuni piccoli segnali a distanza, ecco, le inducono il timore, cioè forse è meglio così evitare, come dire, l'impatto con questa realtà, e quindi è una forma di condizionamento comunque nella vita privata vissuta. Questo sì, per chi fa il magistrato bisogna sempre stare molto attenti, perché il rischio di essere, come dire,
catturato, per non dire altro, dalla gentilezza di alcuni interlocutori, e poi trovarsi dall'altra parte della scrivania è molto facile. Infatti io raccomando sempre ai miei sostituti o alle persone che comunque conosco di stare molto attenti, di evitare eccessive sovraesposizioni, eccessive frequentazioni, proprio perché è uno degli scotti che paga il magistrato, soprattutto il requirente. Non ti puoi far vedere con una persona con cui magari fra due giorni dovrai fare un procedimento penale, che sia avvocato, che sia imputato, che sia testimone. Bene, bene. Grazie a Fabio Danna, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, con le cui analisi dei vari temi della giustizia non solo abbiamo potuto così approfondire un tema di altissimo interesse, con le sue esperienze anche dirette vissute da procuratore a Ragusa in questi primi 7 mesi di attività e con quelle pregresse degli uffici precedenti, abbiamo cercato di capire un po' meglio come funziona il mondo della giustizia, quali sono le criticità, qual è il rapporto tra i cittadini e la giustizia e come tutti insieme, anche da cittadini semplici, si possa fare qualcosa per migliorare questa dimensione essenziale dell'esistenza e della convivenza organizzata. Grazie ancora, grazie a chi ci ha seguiti, appuntamento come sempre con il prossimo appuntamento Il Fatto del Giorno.